Ciao a tutti di nuovo. Allora, oggi facciamo una piccola recensione di cosa? Ta-da! Facciamo la recensione dei flettenti UK. Perché voglio fare la recensione dei flettenti UK? Allora, intanto è una recensione vera e veritiera. Perché è vera e veritiera? Perché nonostante io abbia chiesto a UK di farmi provare i suoi flettenti, UK non mi ha cagato neanche di striscio. E per carità, perfettamente lecito, io non sono nessuno e quindi probabilmente non gli interessa minimamente il mio parere, però è un flettente che mi ha sempre interessato e quindi anche per mio sapere, per mie prove di capire il perché e il per come un flettente al 100% in carbonio, quindi fatto tutto di carbonio, possa essere buono o non buono. Quindi ho cacciato 930 euro a Disport, e Disport mi ha fatto anche un piccolissimo sconto, per la carità, ben accetto, e li ho ricevuti, eccoli qua. Già che c'ero, ovviamente ho preferito acquistare, questa è la scatola, non è che si sono sprecati ovviamente nella confezione per 1000 euro di flettenti, ma io non tiro con la confezione, quindi va benissimo. Eccoli qua, sono gli ultimi, gli UK SX Plus 100% in carbonio, eccoli. Vedete il tipo di curvatura, una curvatura molto accentuata, non accentuata come i border, che anche quelli avrei preferito provarli e dare un mio giudizio sul tipo di flettente, ma anche border non mi ha calcolato, quindi pazienza, i border sono troppo cari e preferisco non comprare gli escamia. Però ho comprato questi S-Curve UK, sono francesi, sono costruiti veramente molto 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 bene, veramente la finitura è veramente precisa e perfetta. Monolith Carbon, 100% in carbonio, SX Plus. Eccoli qua, diciamo al peso sono veramente leggerissimi, al confronto dei miei Winewin e MXT veramente pesano la metà. E li ho già provati e ahimè vanno veramente molto bene, ma volevo provarli sul mio nuovo nero che userò per i 50 metri e per il tiro di campagna. Io ho poi alla fine ho preferito questa configurazione un pochino più pesante con due damper, un damper sopra e un damper sotto. I flettenti si inseriscono molto bene, non c'è veramente bisogno, non ha importanza, io sento alle volte dire si muovono, no, non ha nessuna importanza, io le ho già provate, una volta messa la corda si sistemano alla perfezione, le ho provati con gli allineatori e sono praticamente perfetti. Ecco il loro innesto, ora mettiamo la sua corda, ecco che i flettenti sono caricati alla perfezione. Il UK nel suo bigliettino, nel suo bugiardino all'interno, si raccomanda di avere un brace più basso del solito, più basso a quello a cui siamo abituati. Questi flettenti sono dei 66-34 misurati a 28 pollici, che sviluppano 33 libbre e mezzo al mio lungo. Io ho
chiuso un pochettino il, per far funzionare le mie frecce, uso delle 3DHV700, il punto d'incocco è 3 sedicesimi, il tiller l'ho messo a 0 e il brace è 8 pollici. Quindi vi consiglio vivamente, almeno in questa configurazione, di seguire l'indicazione del produttore. Il produttore consiglia 8 pollici di brace per i 66. E veramente ha ragione, perché alla fine mi sono trovato molto bene così. Ora però vediamo il suono che fanno e come si comportano nel tiro. Ok? Un attimo che preparo il tiro. Eccoci qua, ora proviamo a fare qualche tiro per sentire anche uditivamente come si comportano i flettenti, e io, ahimè, vi dirò solamente quali sono le mie sensazioni durante il tiro. Tenete presente che ho il nuovo nero, quindi già questo la dice lunga sul tiro. Vediamo. Prendiamo lo string dei 18 metri. Ok. Avete sentito qualcosa? Io non ho sentito niente. È incredibile. Allora, la sensazione al tiro è veramente ottima. Sì, vibrazioni zero, la sensazione veramente al tiro è ottima. Ora quello che a cui interessa più o meno tutti è la morbidezza, no? Tutti vogliono dei flettenti morbidi, cioè magari 40 libre però morbidi, 40 libre morbide, cioè che non sento le 40 libre. Ahimè, purtroppo 40 libre sono 40 libre un po' dappertutto, però la trazione è veramente molto lineare. Io avevo già provata, quindi la trazione 1 2, chiusura, e per contro di cosa sento anche dire che sono morbidi in ancoraggio, no, io ho 27 pollici di allungo, questi sono dei 66, quindi perfettamente nel range di linearità garantito dal produttore, e io all'ancoraggio sento la stessa potenza che ho durante la trazione, quindi la linearità è, secondo me, è ottima. Ma soprattutto grazie anche al nero e ai miei pesi flottanti, veramente io penso che questa sia l'accoppiata perfetta. Tutto si blocca, non scalcia minimamente. Ricordate che non ho neanche la dragona, lo vediamo ancora una volta. Veramente, veramente un'ottima soluzione. UK, se mi ascolti e vuoi mandarmi dei 68-36 eventualmente da provare, io garantisco che ne faccio buon uso ed eventualmente ti faccio una buona recensione, come d'altronde l'ho fatta sborsando 930 euro. Li valgono tutti. Poi io ho provato anche gli Axia e secondo me sono superiori. Questi flettenti sono superiori agli Oit Axia, per il mio gusto, e sono superiori addirittura, e non pensavo, ai Winewin MXT GW, che ho sempre adoperato, che due o tre anni che sto adoperando,
e veramente mi hanno dato tantissime soddisfazioni, mi hanno portato a 70 anni a essere convocato per un campionato europeo, e questo la dice lunga sulla bontà del materiale, che deve sopperire ovviamente alle mie mancanze fisiche, però effettivamente UCA mi ha lasciato veramente con la bocca buona, con la bocca buona, meglio per il mio gusto, meglio degli Axia e meglio dei Win&Win e Maxi. Quindi brava UCA a fare i flettenti, un po' meno a darmi la possibilità di avere anche eventualmente, ahimè, anche uno sconto. Vabbè, è andata così, io sono comunque contento di averli acquistati e di aver reso a tutti voi questa mia testimonianza. Sono buoni, è un'ottima idea, anche se tutti sono spaventati da avere flettenti completamente in carbonio. Io, per carità, non è che le uso da tanto, e bisogna aspettare almeno un anno di utilizzo per capire effettivamente, ma i primi utilizzi sono veramente ottimi. Ci vediamo poi all'aperto per i tiri a 50 metri e vediamo effettivamente poi lì dove voglio utilizzarli e come si comporteranno. Ricordatevi di ordinare il mio libro, di darmi supporto. Io vi invierò un libro sull'arco nudo per aumentare le vostre conoscenze, e iscrivetevi al canale e schiacciate sulla campanella. Ciao a tutti e ci vediamo all'aperto.